Per questa nostra nuova intervista noi partiamo da questo. Da questa confezione. Ora, la confezione di melatonina da 5 mg è stato dichiarato che è farmaco e richiede la ricetta medica. Allora noi ci diciamo, ma come, fino all'altro ieri avevi detto che la melatonina non serve a niente, adesso ci venite a dire che la melatonina 5 mg è un farmaco e richiede la ricetta medica? Qual è il retroscena di tutta questa storia? Da una parte c'è sicuramente il retroscena che il prodotto deve essere venduto in farmacie. È una buona interpretazione. Ma scusate un minuto, fino all'altro ieri non avete detto che la melatonina non serviva a niente? È semplicemente perché il produttore della melatonina aveva scelto una via diversa di diffusione del farmaco e di vendita del farmaco stesso, cioè aveva scelto la via delle erboristerie, per cui l'industria era assolutamente contraria al fatto che la melatonina potesse essere venduta al di fuori della catena legata a loro signori. E allora, scusate un minuto, cari signori, la melatonina è attiva o non è attiva? Ma voi già dite in questo momento che la melatonina 5 mg è attiva, cioè è un farmaco. Ma siccome la melatonina è un farmaco consigliato nella terapia di Bella, allora dobbiamo andare a guardare altre cose. Perché la melatonina è un farmaco utile nella terapia di Bella? Perché è un farmaco che è utile per la prevenzione soprattutto e per la cura del cancro. Allora voi vedete, cari amici, come questa organizzazione sanitaria italiana e mondiale è un'organizzazione a base delinquenziale, che funge esclusivamente per tutelare gli interessi delle multinazionali. Torniamo a noi, facciamo un'ipotesi. Perché la melatonina può essere un farmaco utile? Perché evidentemente, siccome la melatonina ripristina il circolo circadiano, ripristina cioè i ritmi naturali, è molto probabile che la prevenzione del tumore consista anche nel ripristino dei circoli circadiani, in una società dove invece la mancanza di questo rapporto costante che l'umanità ha avuto per millenni nei confronti dei tempi. Ricordiamoci che l'umanità ha vissuto fino a poco tempo fa svegliandosi la mattina con le galline e andando a dormire sempre con le galline. Una umanità composta in prevalenza da contadini che si svegliavano col sorgere del sole e andavano a dormire con la morte del sole, con la caduta del sole. Da cui tutte le religioni solari e quant'altro, tra cui il cristianesimo. Allora, cari signori, ma voi che volete valutare la funzione dei farmaci come vi gira voi, ma avete mai preso in considerazione i bioritmi? Qui abbiamo un libro tra i non molti reperibili in circolazione relativi ai bioritmi. Questo è un testo che mi fu regalato
dal grande medico Nicola Pende. Allora, tutti gli studi relativi ai bioritmi che ci sono in circolazione, non sono moltissimi, perché vanno contro gli interessi delle multinazionali. Ad esempio questo. Questo, ad esempio, elementi di cronobiologia. Spieghiamo che al sistema economico in cui sono incastonate le multinazionali del farmaco, non serve un uomo sano, serve un uomo malato. Esattamente. Quindi dobbiamo ribadirlo e continuare. Tutto il discorso della prevenzione salta. Allora, loro hanno solo bisogno di diagnosticare un malato. Esattamente. Vero o falso che sia, e non lo importa. Fanno passare per prevenzione, perché questi mascalzoni chiamano prevenzione quello che in realtà è la diagnosi precoce. Chiaro? Lo stesso discorso vale per i tumori. Perché? Perché quando ci dicono che c'è una sopravvivenza da tumore superiore agli anni precedenti, noi diciamo è falso. Perché è falso? Semplicemente perché la diagnosi è stata anticipata. Quindi non è vero che le persone restano in vita di più. È vero il contrario. È vero che siccome la diagnosi è stata anticipata e siccome loro signori non sono in condizione di garantire la sopravvivenza più di quanto non avvenga, allora è chiaro che loro dicono che abbiamo un aumento della sopravvivenza. Non è vero. Dal punto di vista tecnologico noi abbiamo soltanto questo aspetto, la possibilità di diagnosticare con anticipo la presenza di un tumore rispetto al passato, cioè rispetto all'Ottocento. Ma proseguiamo. Perché proseguiamo? Perché per noi è veramente interessante poter sottolineare gli elementi di falsificazione, di mistificazione che sono presenti nella società contemporanea, soprattutto in relazione ai poteri precostituiti. Esistono dei testi che dimostrano in maniera chiarissima come la ricerca umana continua ad andare avanti per conto suo. Non è vero che non esiste la ricerca. La ricerca esiste, la ricerca va avanti, i ricercatori seri ci sono, solo che questi vengono sistematicamente bypassati dalla realtà dei fatti e dal sovrappotere delle multinazionali del farmaco che si avvalgono della partecipazione interessata di coloro che invece dovrebbero presiedere all'interesse della salute dei cittadini. Facciamo vedere qualcosa. Questo testo. Esiste una scienza che si chiama farmacoeconomia. Questa scienza stabilisce in termini scientifici matematicamente ineccepibili la possibilità di attuare degli interventi di carattere terapeutico che siano anche compatibili con le esigenze economiche e finanziarie delle società in cui questi interventi vengono fatti. C'è una di queste riviste che, eccola qui, questo è l'ultimo numero. C'è
C'è un'altra rivista pubblicata dallo stesso editore che è questa. In queste due riviste io non entro nel merito, ma potrei farlo nel caso in cui qualcuno mi contestasse qualcosa, lo vado a leggere. Si dimostra in maniera molto chiara che è documentabile la risposta economica, cioè la economicità di certi interventi del Servizio Sanitario Nazionale. Questi interventi si basano su un principio che è legato alla medicina basata sulle prove di efficacia. Esiste anche una nuova cultura che si basa appunto sul fatto che esistono prove di efficacia degli interventi terapeutici. Cioè esiste tutto, è possibile istituire un servizio sanitario nazionale che si basi non solo sulla economicità degli interventi, non entro nel merito, dovrei stare delle ore a dire le cose, ma anche sul fatto che questi interventi possono essere più o meno validi. Cosa significa? Allora, c'è una rivista che è questa, Medical Letter. Questa rivista pubblica tutti gli effetti secondari dei farmaci. Allora, ricordiamoci di una cosa. Quando... No, io vorrei sfatare però sto mito, perché allora, spesso vengono chiamati, scusa se ti ho interrotto, vengono chiamati effetti secondari, sì, o collaterali. Sono effetti esattamente come gli altri. Sì, non solo però sono effetti come c'è gli una altri, manipolazione, ma sono più pericolosi degli altri. C'è una manipolazione nel linguaggio, come per dire, siccome sono secondari, sono meno potenti, sì, meno efficaci, stanno di lato, sono nascosti. Invece no, sono effetti pari ai primari. Esattamente. Scusami. Esattamente. No, è importantissimo. Queste cose bisogna conoscerle, bisogna saperle. Allora, in questo numero di questa rivista, che è importantissima, che pochissimi leggono, si parla degli effetti secondari di un antipertensivo che si chiama valproato. Ma quello che a me interessa di più è parlare degli effetti secondari della calcitonina di salmone. E queste cose vanno dette. Nel momento in cui si contestava in maniera veramente ignobile la terapia di Bella, c'era chi prescriveva a man salva un certo farmaco che si chiamava calcitonina di salmone, assolutamente inutile nella cura per la quale era prescritto, cioè l'osteoporosi. Talmente era chiara la sovrapposizione che quando un'azienda farmaceutica, la Cibagagni, riuscì a sintetizzare la calcitonina umana, questa calcitonina umana fu immessa sul mercato, ma i medici italiani continuarono a prescrivere la calcitonina di salmone. Allora, delle due, una. O questi sapevano che cosa prescrivevano? Perché se avessero saputo che cosa prescrivevano, cioè che prescrivevano la calcitonina, avrebbero dovuto anche sapere che la calcitonina di salmone provocava reazioni allergiche, essendo un polipeptide estraneo all'organismo. Qualora avessero saputo e qualora avessero pensato che la calcitonina in se stessa fosse utile per la terapia dell'osteoporosi. Ma allora a tal punto avrebbero prescritto esclusivamente la calcitonina sintetica umana, perché era l'unica che garantiva l'efficacia del farmaco. Invece all'epoca fu prescritta in quantità assolutamente incredibile la calcitonina di salmone assieme a un altro prodotto dal valore assolutamente nullo, sponsorizzato da una nota premio Nobel. Allora, tutti questi due prodotti erano prescritti
da gente che non sapeva che cosa prescriveva. Adesso abbiamo una notizia pubblicata su questa fondamentale opera, che è questa, in cui si dimostra che calcitonina di salmone, assunta per via Sprite nasale, provoca il tumore. Quindi noi abbiamo avuto una massa di individui i quali, senza sapere cosa facevano, prescrivevano calcitonina di salmone, spray nasale, provocando un tumore al naso. Questo per dirvi in quale situazione ci veniamo a trovare e per quale ragione noi abbiamo sostenuto e continuiamo a sostenere la terapia di Bella del tumore, unica terapia naturale, fisiologica, nei confronti di una patologia che ha chiare, nette connotazioni di carattere psicosomatico, oltretutto. Ma non è finita, non è finita. In questo numero di questa importantissima rivista, questa è la rivista pubblicata regolarmente dal Ministero della Sanità della Stato della Città del Vaticano. In questa rivista noi abbiamo molte cose da dire e da sottolineare, ma tra queste quello che a noi interessa di più è quello che c'è scritto qui. Qui abbiamo un intervento che è avvenuto nell'ambito di un convegno. La medicina tradizionale, Emilio La Rosa Rodriguez. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, con il termine di medicina tradizionale si intende un complesso di approcci, conoscenze e credenze che si basano razionalmente o meno sulle teorie, le credenze e le esperienze proprie di una cultura, applicate singolarmente o in un'associazione tra loro allo scopo di conservare il benessere, così come per trattare, diagnosticare o prevenire le malattie fisiche e mentali. È bene che questi convegni organizzati dallo Stato della Città del Vaticano sottolineino l'importanza fondamentale, nella nostra ottica soprattutto, delle culture presenti nei singoli popoli. Perché la salute è strettamente legata alla cultura dei singoli popoli. Non è il contrario. Io sono in buona salute quando sono integrato nella mia società. Non è vero che se io elaboro un tumore, che noi sappiamo in buona parte, e lo dimostreremo, essere provocato da cause psicosomatiche, e io ho un tumore nelle foreste dell'Amazzonia, non è vero che io la cura la posso fare attraverso la chemioterapia. No, anche qualora la chemioterapia, che non è vera, che è falsa, e lo ripetiamo, fosse attiva negli uomini occidentali, non lo potrebbe essere per il principio fondamentale dell'etnologia, per i popoli che invece si curano in un'altra maniera, hanno il loro equilibrio all'interno delle foreste dell'Amazzonia. Sono due cose completamente diverse. Ecco perché il grande medico Nicola Pende propendeva per un'analisi di carattere non solo comportamentale, ma anche e soprattutto costituzionale delle persone. La malattia è legata alla singola costituzione. Se la costituzione è in un certo modo, cioè se la norma di questa costituzione è fatta in un certo modo, chi deroga la norma è malato, gli altri non sono malati. Mi spiego meglio, se nell'ambito di una data costituzione la norma è che la pressione sanguigna massima sia di 200, faccio un numero a caso, la norma è quella, è 200, non è che tu me lo devi portare sulla base degli interessi dell'industria farmaceutica a 110 per poter vendere il tuo prodotto, che non ha nessun significato, è lo stesso principio in cui sono in corsi, ma fortunatamente sono tornati subito indietro, quelli che volevano
unificare i modelli non solo alimentari, ma anche quelli dell'abbigliamento, no? Per cui esisteva l'unisex. L'unisex non esiste, non è mai esistito. Solo che eri tu che volevi vendere un prodotto a una cifra bassissima, no? Perché ti costava zero, che faceva un unico prodotto per tutti, maschi e femmine. E fortunatamente da quel punto di vista l'umanità ha rifiutato, e oggi come oggi il cosiddetto unisex non c'è più. È già un punto molto importante. Ma procediamo in questa analisi. Altri ritengono che sia una medicina fondata su credenze e pratiche culturali trasmesse di generazione in generazione. Essa comprende riti mistici e magici. O lo dicono i preti, eh? La fitoterapia e altri trattamenti che non possono essere spiegati dalla medicina moderna. Come fai a dire che tu, prete, che certi riti mistici e magici sono validi? È perché a un certo punto anche la Chiesa sta andando oltre quello che erano i suoi vecchi dettami, secondo i quali guarisce solo chi obbedisce alle norme della Chiesa, che per lungo tempo è stata proprio la pronuba di una medicina, di una cultura scientista, approccio scientifico, razionalista, come ci insegnano i grandi medici del 6-700, che erano tutti accentrati qui a Roma, per dirne una, Morgagni e compagnia cantante. La molteplicità delle medicine tradizionali, che differiscono secondo le regioni del mondo, i paesi e perfino all'interno di un paese, è allo stesso tempo una ricchezza e una sfida. Per fare un esempio, se la medicina tradizionale africana o latinoamericana è fortemente caratterizzata da una tradizione orale e da una mancanza di formazione riconosciuta dei medici, la medicina tradizionale cinese presenta un carattere più strutturato e documentato. E qui è importante sottolineare quanto sia importante la struttura, per cui oggi noi accettiamo la medicina tradizionale cinese semplicemente perché è stata strutturata, perché sulla medicina tradizionale cinese hanno scritto libri e libri. Allo stesso modo, in alcuni paesi la denominazione di medicina parallela, alternativa o dolce è sinonimo di medicina tradizionale, mentre in altre nazioni l'espressione medicina parallela e alternativa definisce invece un insieme di pratiche di cura che non hanno nessun rapporto con la tradizione del paese e che non sono integrate nel sistema sanitario. D'altronde, il termine medicina tradizionale è utilizzato a volte per indicare pratiche che, in fin dei conti, non appartengono al ricordo dei termini, alla pratica medica. Mi sembra che queste siano delle considerazioni talmente valide, a maggior ragione che esposte in una rivista che è la rivista, come dicevo, del Vaticano, in tema di medicina. Ma c'è di più, e su questo per noi è molto importante, perché noi parliamo di letteratura medica, ma anche la letteratura medica è inquinata. Allora, anche lì ritorniamo nel vecchio discorso. Come fai, se esiste una ritmica nella vita, se esistono i bioritmi che sono qua, come fai tu a ignorare nell'ambito delle terapie i bioritmi? Come fai a sperimentare i farmaci senza tener conto che esistono dei bioritmi, i quali riguardano non solo la produzione degli ormoni e tutte le altre sostanze presenti nell'organismo in maniera autonoma, ma anche la necessità che i farmaci che tu vuoi dare, che questi farmaci vogliono integrare, aiutare l'organismo a uscire fuori da situazioni di malessere, non tengano conto di questi ritmi.
ripeto, questo libro mi fu donato dal professor Pende, come si vede dalla dedica che l'autore ha fatto al professor Nicola Pende, grande studioso e propugnatore delle biocaratteristiche costituzionali di ogni essere vivente umano e che ovviamente non potevano tener conto dei bioritmi. Perché tu come puoi pensare di ignorare se le emissioni, parliamo di ormoni che sono i più noti, degli ormoni sono fatti in maniera tale che hanno dei ritmi naturali, circadiani, cioè nel giro di 24 ore, ma anche circamensili, no? Come ci dimostrano le femmine, il periodo di fecondazione di carattere puramente lunare delle femmine dura esattamente 28, 29, 30 giorni. E allora tu vuoi interferire con dei farmaci su una ritmicità che è naturale, che è il primo punto elementare della natura. Come fai? E pretendi che degli emeriti teste di minchia che stanno tutto il giorno a prescrivere acriticamente dei nomi di farmaci possano interferire se non sanno nemmeno loro quando devono prescriverli e quando i pazienti li devono assumere? Ma andiamo avanti. Sempre in questa rivista leggiamo una cosa importantissima. Difetto numero 4, conflitto di interessi. Richard Smith, che ha dato le dimissioni dalla carica di editore capo della British Medical Journal. Il British Medical Journal è una delle riviste più importanti a livello internazionale della letteratura medica. A causa della dilagante influenza delle industrie sulla ricerca accademica. Spiega che il principale scopo degli esami sponsorizzati dall'industria è quello di trovare risultati per la società farmaceutica. Smith, 2003. La maggior parte dei giornali accademici raccomandano la trasparenza sulle fonti da cui proviene il denaro e sulle affiliazioni degli autori. Con questi ammonimenti i lettori possono accostarsi allo studio con uno scetticismo giustificato e con un'analisi più attenta dei metodi di valutazione e sulle conclusioni. Attenzione a quello che dice questo. Dice questo invita gli studiosi, cioè invita i medici che devono fare le prescrizioni, ad avvicinarsi alla letteratura medica, e io parlo di medici che leggono la letteratura internazionale, cioè l'1% di tutti i medici italiani, gli altri non sanno nemmeno che esiste la letteratura internazionale, e prescrivono per sentito dire. Se invita questi medici ad avere dei sospetti, ma se io so che la pubblicazione nelle riviste mediche è una pubblicazione finanziata dall'industria, come posso pensare che una sola dei lavori pubblicati nelle riviste abbia un minimo di validità? Come posso crederlo? Lo studio di Emsley et altri del 1997, pubblicato prima della divulgazione dei requisiti, non identifica le affiliazioni dell'autore. Il secondo esame sulla fluoxetina di Emsley ed altri per la depressione infantile, qui entriamo in un altro ambito estremamente grave, quel tentativo che
che stanno portando avanti di condizionare attraverso farmaci no. i bambini. Non gli servivano, non gli bastavano i malati adulti, i malati anziani. Esattamente. Volevano altri malati a cui vendere. Esattamente, no, a vedere condizionabili da quando erano bambini per poterli condizionare a fare qualsiasi cosa. Oltre l'aspetto manipolativo. Esattamente. Tanto c'era un aspetto economico, dovevo vendere farmaco. Esattamente. Ti devo creare la malattia. Esattamente. Quindi o dormi troppo o sei iperattivo. Normale non sei mai. Esattamente. Il secondo esame sulla floxetina di Emsley et al. Per la depressione infantile e negli adolescenti. Emsley et al. 2002. Elenca le affiliazioni dell'autore nella prima pagina. Qui i lettori apprendono che Emsley e Wagner sono remunerate come consulenti da Eli Lilly, la produttrice del farmaco, che ha finanziato la ricerca e i cui prodotti erano stati oggetto di indagine. Gli altri 6 autori sono catalogati come impiegati di Eli Lilly e che possono possedere azioni in quella società. Quindi, allora, in sintesi, chiunque abbia recensito e scritto di questo farmaco aveva a che fare con questo farmaco. Esattamente. Qual è il farmaco? È il notissimo farmaco per il quale si sono inventati una malattia, che è appunto l'iperattività infantile. Allora, noi a questo punto concludiamo facendo vedere un ultimo articolo. Scientifico o non scientifico, medicina ufficiale e medicine dolci. Medicina ufficiale e medicine dolci sono divise da un muro ideologico, ma su quali basi è stata creata questa barriera ideologica? Quello è il punto. Vorrei che i nostri amici, come minimo, riflettessero su queste cose. Noi non difendiamo a prioristicamente la medicina non convenzionale, noi diciamo semplicemente che marcia la medicina convenzionale, è marcia sporca e cela in una maniera o nell'altra interessi delle multinazionali che sono molto disonesti.